Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sonato, cari, eccoci su Endling. Nonostante tutto, ci sono ancora persone buone. Salve! Caspita! Questo gioco inizia direttamente con qualcosa di così bello, un qualcosa di inaspettato. Quante cose sono presenti? Io ho paura davvero di avanzare all'interno del titolo e perdermi. Un qualcosa di chiave, come può essere la semplice interazione con un essere umano. Sono tantissime le cose disponibili, sono tantissime. Brutto il caricamento sul background. Comunque, sono tantissime le azioni che è possibile vedere, vivere all'interno di questo titolo. In ogni caso, rieccoci nel secondo gameplay di questo 2024. Che naturalmente ci fa notare come il genere umano ha portato tutto il mondo animale alla distruzione più totale. Che bello. Benvenuti in questo 2024. E tra l'altro, tristemente per noi esseri umani, il gioco lo fa anche in un modo molto, molto, molto entusiasmante. E questo è quello che succede se mi distraggo un secondo. Me la sono cercata. Ho scoperto una tana, ma c'è l'icona del tasso. Cosa succede? Ah! È un passaggio? Quindi ha funzionato ad aiutarlo. Averlo liberato ci ha portato ad avere un amico. Cosa incredibilmente dolce. I pericoli sono sempre di più. Cacciatori. Persone che vogliono farci letteralmente la pelle. Sto badando meno ai miei cuccioli. Sono sempre sicuro che ormai crescendo, e tra l'altro avendo capito un po' le meccaniche del gioco, che non si perderanno lasciandoli un po' indietro. Magari questo mi fa essere anche meno apprensivo, ed è giusto così, tra l'altro. La sua famiglia, il papà, descritto come buono nonostante quello che noi abbiamo visto e vissuto. Lei e la mamma, Molly. Sappiamo anche il nome. Riso. Portiamolo con noi, momentaneamente non c'è bisogno di cibo. È un qualcosa che lascia davvero senza parole e che fa male al cuore. Vedere non solo... Lo so che è terribile, ma... Allora, partiamo da una piccola analisi. Lì gli viene mozzata la testa. Ma, oltretutto, non so ora se vengono sfruttati in quanto il piumaggio serve a qualcosa. Ma a priori da tutto sono stressati, si sono staccati quasi tutte le piume, sono quasi del tutto nudi. Caspita. Questi sono i pulcini invece, i maschi che non sono utili alla produzione di uova e che quindi vengono annientati. Caspita. Questo è uno di quelli che ci uccide a colpo singolo, vero? Quel cane è molto pericoloso. Avere una tana da queste parti sarebbe morte certa per noi. Cani. Anche in questo caso, vedete? Portatori di malattie, portatori di stress che li riducono in questo stato. Sono così distrutti sotto tanti punti di vista che non si accorgono neanche di noi. Cosa incredibilmente triste. Io posso fargli utilizzare l'abilità per prendere quell'altro uovo. Sì. Grazie.
Cosa c'è di così spaventoso nel voler avanzare in questa distruttività totale che porta semplicemente a un finale triste per tutti, perché se si distrugge a tal punto il mondo, dopo dove si vivrà? Come si vivrà? Che senso ha tutto questo? È un carpe diem, prendono tutto ora, però con che fine? Ora proviamo a uscire con questa figura presente. Eh sì, grazie gioco, certo avresti potuto dirmelo prima, ma in realtà ci dà tantissime informazioni interessantissime. Proviamo questa volta noi a portarle qualcosa. Vediamo se è possibile che l'accetti. Ho portato io qualcosa per te. Due mangioni. Ciao Molly, grazie. La bambina. Io so che in realtà ha provato a ucciderci, ma voglio sperare che questo sia una specie di diktat, di qualcosa che gli è stato appunto imposto, detto, e non che sia un qualcosa di... in cui prova piacere. Lo spero davvero. La bambina quindi ha provato più volte a salvare il cuzzolo, o se non altro lo voleva per sé. Ottimo, c'è ancora speranza allora. Non solo per il mondo, ma anche grazie alle nuove generazioni, forse. Ricompensa. Ed ecco i motivi. Quindi è un misto. E perché un cucciolo dovrebbe portare a una specie di ricompensa? Cosa ne gioverebbe? Questa cosa però è un po' irrealistica. Chi nell'effettivo verrebbe qui a deporre un uovo? Guardate la macellazione. E sia chiaro, non è una tematica da vedere semplicemente come animalista, tratto ambientalista, ma è una visione tristemente conscia di quello che è nella realtà un'inutile sofferenza e agonia per determinate specie, senza motivo alcuno. Ma davvero, ci hai visto da lì? E se scendo? C'è qualcuno appunto che è più degli altri. Ci prende, ci cattura, se naturalmente. Non c'è via di uscita da qui. Non posso scappare, devo affrontarlo. Però anche qui dentro. È un cucciolo, no? Caspita, ma davvero? Scappiamo. Più o meno. Triste informazione, ma da animali, il quale siamo, non dobbiamo preoccuparci in realtà, dobbiamo essere cattivi, dobbiamo nutrirci. In questo non fa differenza per noi se un pollo, nel bene e nel male, sta vivendo una vita terribile. Noi dobbiamo pensare al bene dei nostri cuccioli, di noi stessi. Quello che mi domando è, una volta salvato il cucciolo rapito ormai da tanto tempo, finalmente vedremo se questa interazione è positiva o negativa. Fai che ci sia del buono, fai che sia una cosa positiva. Provo ad abbaiare, vediamo se fa qualcosa. E questo era un evento segnato sulla mappa. C'è semplicemente ancora del buono. Ed è una cosa davvero bella. Oh, caspita! Non credevo di essere visibile. Si è spostato. Stavo dicendo, quando riusciremo a salvare il nostro cucciolo, perché ci riusciremo, sicuro, saremo in grado
di insegnargli tutto quello che abbiamo insegnato agli altri in un tempo così ristretto, magari in cui sarà ancora piccolo. Devo scappare da qui e non passerò più. Dai, che devi andare sopra a prendere lui. È rotolato giù, È tutto così cattivo e dolce allo stesso tempo. No. Caspita. No, gli sto insegnando a combattere. Gli ha spezzato il collo, ma... Wow. Ehi, però non ha mangiato tutto da solo. Fantastico, ha imparato a saltare. Coccole, dai, devo coccolarlo. E appunto c'è questo momento di tranquillità, questo momento carino, più che altro, lì, a fianco a animali costretti in gabbie, che si stanno lacerando le carni per lo stress, per la tristezza. Cazzo. Ma è casuale? O ogni punto della mappa ci aiuta a prendere una nuova abilità? Perché altrimenti dovrei esplorare anche la vecchia zona. Successivamente però a questo ricordo, tornerò alle fasi iniziali del titolo e esplorerò meglio con i cuccioli tutta la zona, perché magari c'è un qualcosa che ho sì esplorato, però magari devo restare un po' di più, portare i cuccioli. Insomma, magari c'è una piccola interazione che posso essermi perso, che è importantissima. E c'è fiamme. Guardate come si sta creando un quadro più triste. Lui che è alla ricerca delle medicine. Le ruba, non gli vengono date comunque. Quindi cerca un modo per pagare le medicine alla figlia malata. E questo modo è la ricompensa che ha visto. Catturare una volpe o comunque portare un animale. E sangue. Guardate il nostro piccolo lì. Siamo due genitori che lottano entrambi, in modi diversi naturalmente e secondo una concezione anche diversa, per l'amore dei cuccioli. Dove utilizzare l'abilità? Ah, la sua caccia! L'ha preso! Bravissimo! Le medicine che ha rubato. Ed ecco la nostra nuova tana. Collezionando anche quello che abbiamo preso. Cosa succede? No. No. È così dolce, così triste. Farsi sentire neanche. Io penso che il mio volto dica più di mille parole. Io ho paura costante che il gioco sia crudele a un certo punto. E ho paura ancora di più che tutto questo, questa speranza, possa poi servire a creare un momento di tensione in cui invece non andrà tutto bene, purtroppo. Caspita! Quanto! Esploro la zona circostante. Insegniamo a questi cuccioli a sopravvivere. E chissà, magari se trovassimo delle medicine potremmo salvare entrambe le famiglie. Certo, sarebbe difficile pensare a una volpe che riesce a collegare le due cose. Però,
siamo pur sempre all'interno di un'opera videoludica che vuole enfatizzare determinati aspetti. Voglio ringraziarlo. Siamo salvi grazie a lui. Ho avuto paura. Ho avuto paura di ottenere un game over. Ho avuto paura di perdere un cucciolo. Che stupenda interazione. Questa esplorazione è servita come, guardate, sono quasi del tutto pronti alla vita in solitaria, per quanto ancora cuccioli. Certo che vivere in questo mondo così aspro, così duro, così cattivo e imprevedibile, non deve essere facile. Non sarà facile. E dopo questa bellissima interazione con cui finalmente abbiamo imparato a disattivare le trappole, ci rimane di insegnare ai cuccioli. Non voglio andare da qui, ho paura. A scavare. Ma a parte questo, direi che sono davvero pronti. Io spero di poter incontrare quell'individuo e ringraziarlo. Ero così preso dalla scia che non mi sono reso conto del... La bambina. O comunque una bambina. Qui è pieno di cibo. Siamo finiti in una baraccopoli. È il posto dove vivono. Beh, sappiamo che è una trappola. È uno strumento che è in grado di fare di tutto, è una nave, trasporta a quanto pare, è fantastico, soprattutto se l'ha costruito lui con quel poco magari che ha. Mentre voi mangiate, io annuso. Non l'ha venduto. Abbiamo visto che lo ha ancora lì. Eccolo. L'avevano rubato. È riuscito a riprenderlo. Certo, lo sta facendo sempre per i suoi interessi, però se un altro è qualcosa. Vorrebbe riuscire a raggiungerci tranquillamente, vero? No, non ancora. Sono pur sempre i cuccioli. Ah, aia, suppongo. Ok. Non è un qualcosa che passerà facilmente. Caspita, guardate che ferita. Bastarò anche ingrandendo in editing per vederne magari la gravità. Per quanto non credo che ce ne sia bisogno, è terribile. Davvero non c'è un modo per interagirci. E da qui. Ehi. A nulla.
Voglio provarci. Voglio provare a portarle qualcosa. Non so se sia possibile. Ecco, magari se riesco a prendere questo. No, lo prenderanno prima loro. Se riesco a trovare qualcosa da mangiare e a portarglielo. Magari un volatile sarebbe l'ideale. La nostra ferita non è sparita. È presente. Bruttissimo, perché comunque è un qualcosa che ci ricorda che dobbiamo davvero fare attenzione a tutto. Positivo, perché il gioco vuol dire che ha badato anche a questo e non ha semplicemente eliminato la ferita facendo finta di nulla. Eccoti. E non so però se saltando riuscirò a prenderti da qui. Ok. Abbiamo un bottino. Proviamo a portarglielo. Il gioco è ben fatto. Ci sarà un'interazione. Salvo che non sia un qualcosa che avrei dovuto sbloccare già, tornando da lì. Non c'è. Se provassi ad abbaiare, sarebbe follia oppure non succede niente. Cos'è? È un cartello. Giocattolo. Anche il giocattolo ha la maschera. Abbiamo visto che qualcuno di questi non ha. Dicendo che qualcuno di questi non ha la maschera, quindi non è una questione di radiazioni. O forse sì. Forse devo fare attenzione in questa zona. Forse lo è, ma nessuno interessa nel caso ormai si è già malati. Sì, bisogna semplicemente fare attenzione. C'è qualcuno, non tutti, ma qualcuno che tende semplicemente a cacciarci. Magari anche solo perché è un ragazzo, perché sa fare solo quello. Pensa che sia giusto farlo. Eccola. L'avevamo già vista però. Non mangiatevi la gallina. Io non avremmo dovuto incontrarla ora. Possiamo portarle nulla. È un qualcosa che davvero avrei voluto fare. Non sappiamo dov'è. E lasciarla qui mi sembrerebbe stupido. Magari potrei portarla vicino al campo e ecco, proviamo. No. È stupida come interazione. Il problema è che ormai è tutto così malato, distrutto, che non c'è neanche più l'ossigeno. Caspita, la situazione è terribile, peggio di quello che pensassi. Ragazzi, direi che anche questa volta, seguendo quanto ho detto la volta precedente, siamo quasi all'endgame. Ormai abbiamo scoperto quasi tutti i ricordi e i nostri cuccioli hanno quasi del tutto imparato a sopravvivere. Certo, a qualcuno manca l'abilità di infilarsi, però altri non hanno, per esempio, quello di disattivare le trappole. Quindi ognuno ha comunque un'abilità specifica e sono curiosissimo di sapere quando e se riusciremo a rabbracciare il nostro ultimo cucciolo. Cosa avrà imparato? Cosa saprà di nuovo? Ci riconoscerà? Ci vorrà bene? Riuscirà a vivere con i suoi fratelli? Gli mancheranno le abilità basi di sopravvivenza? Ma soprattutto, il gioco ci butta in un futuro neanche poi tanto distopico in realtà, però diciamo plausibile. Tristissimo, non c'è via d'uscita, e il sottotitolo dell'opera videoludica riesce a confermarcelo.
non so dove potrà finire, se non essere una visione su uno spaccato di società e sulla tristezza che, ahimè, non tanto velata e qui presente, non riesco a pensare a un lieto fine. Non riesco a capire come possa esserci in tutto questo un qualcosa che ci porti speranza, se non il pensare che magari le nostre generazioni future, i nostri cuccioli, dovranno sopravvivere in un mondo sempre più aspro. Pensare che magari riusciremo a salvare la bambina trovando le medicine e a diventare magari anche amici del rapitore del nostro piccolo, a cosa porterebbe? A un lieto fine momentaneo, ma non a un qualcosa di bello a lungo andare. Vivere con loro anche in quella comunità dove qualcuno è buono e dove altri invece ci verrebbero magari a rubare di notte, a uccidere pur di avere carne per sopravvivere, o magari venderci per fini che noi non conosciamo e né comprendiamo. Ho paura, ho davvero paura di sapere cosa ne uscirà. Vedrò se c'è qualcos'altro da scoprire e se c'è qualche abilità che posso insegnare. Un evento così lontano, vado lì, scoprirò che cosa si nasconde. E pensare che comunque tutti, anche questi animali predatori, esattamente come noi, vogliono solo sopravvivere. Non ha sparato a noi, non ci ha neanche visto, eravamo lontani. Li hanno catturati. Guardate i cani. La bambina. È qui, giusto? Sì, eccola. Non c'è nulla che possiamo fare. Hanno sparato alla persona che cantava. E lei si stringe il petto e, per quanto sia ovvio dire che per la malattia, potrebbe benissimo essere per tutto quello che ormai sta vivendo.